I materiali sui quali si usano i pigmenti sono i più diversi, basta solo l'accortezza di sapere che tipo di preparazione devono avere. Si può usare la carta, la tela, la tavola. Oggi non possiamo dire che esiste uno strumento preciso e univoco. Mai come oggi l'artista veramente lavora sulla superficie con il proprio corpo. Dopo il dripping di Pollock è arrivata l'impronta di Klein, del Blue Klein con le modelle sulla carta. Quindi che cosa dire sui materiali con i quali applicare i colori? Ovviamente il pennello che può essere di setola sintetica o di setola naturale, il famoso pelovaio che è molto caro anche. Io utilizzo soprattutto pennelli che mi costruisco in base all'esigenza di coprire delle superfici con delle grandi velature o con dei piccoli segni. Però come strumenti di utilizzo si usano anche molto le spatole, si possono usare le mani. Io in alcuni momenti avevo necessità di muovere la superficie e ho usato il palmo della mano per muoverla. Il pigmento è il materiale che più di tutti ci collega all'antico e ci proietta nel futuro, perché il pigmento è alla base della comunicazione artistica dell'umanità da sempre e oggi ci dà la possibilità, con le nuove tecnologie, con la nuova semplicità di uso, di sperimentare e di trovare applicazioni impensabili tanto tempo fa. Thank you.